Vittorio Livi, imprenditore, conosciutissimo a Pesaro, conosciutissimo dai nostri telespettatori, possiamo dire il protagonista della serata di questo pomeriggio, perché è vero che si tratta dell'Assemblea Generale di Confindustria Pesaro Urbino, ma è previsto questa attribuzione del sigillo d'Ateneo, questo prestigioso riconoscimento accademico. Una grande soddisfazione. Sì, veramente tanto, anche perché io onestamente all'Università di Urbino ci ho sempre tenuto in modo particolare, perché è stata sempre una di quelle istituzioni che sono molto presenti e che tra l'altro sono molto importanti per le aziende, per far crescere attorno a noi una qualità che senza l'Università non sarebbe possibile. E questo riconoscimento che da qualche anno l'Ateneo dà a imprenditori che hanno fatto un po' la storia del nostro territorio, e sicuramente Vittorio Olivi è uno di questi. In più, come Ateneo, è anche un modo per ringraziarlo della sua attività di consigliere di amministrazione che ha fatto per credo 8 anni, che quindi è un lavoro, un impegno per chi ha altre attività dedicarsi a fare questo tipo di attività, perché richiede entrare in un mondo totalmente diverso da quello dell'impresa. È vero che anche noi siamo un'impresa, ma lavoriamo in un contesto completamente diverso da quello degli imprenditori italiani e anche del nostro territorio. Ho sempre creduto che l'impresa sia un'attività sociale, perché con noi non ci portiamo via niente, quindi la cultura che creiamo attorno a noi è la cultura che poi si riversa sul popolo. Certo che questi momenti sono dei momenti molto difficili, ma però, come purtroppo tante altre cose, la velocità sta cambiando, la velocità è una cosa che sta mettendo in difficoltà il mondo. Una volta c'erano gli accadimenti, ma erano molto più lenti e uno faceva in tempo adattarsi ai cambiamenti. Uno oggi non può più pensare a cosa cambia, ma bisogna imparare cos'è il cambiamento, perché se uno non impara questo viene veramente stritolato, no? E rullato dalle grandi forze.